chiediamo che chi venga a lavorare nel cratere abbia regole precise, abbia un trattamento degli operai che sia consono ai contratti nazionali applicati e che questo poi venga certificato dalle casse edili, che sono, secondo noi, lo strumento più importante per generare sicuramente una sana ricostruzione. In questo numero dedicato alla ricostruzione, quasi due anni dopo, analisi e proposte del Lance Macerata, parla il presidente Carlo Risparambia. Un lavoro di squadra per una ricostruzione di qualità. La sfida della commissaria De Micheli. 2.000 pratiche presentate su 50.000. L'emergenza non è finita. Occorre semplificare per il presidente della regione Ceriscioli. Il sindaco di Pieve Torina Gentilucci. Casette consegnate, ma resta l'emergenza da codice rosso. Dopo sisma e ricostruzione, le azioni delle tre sigle sindacali. Ricostruzione. Il punto del presidente dell'Ordine degli Ingegneri, Maurizio Paolini. Speciale sisma che inizia da un'analisi con il presidente della sezione dei costruttori di Confindustria Macerata, Carlo Risparambia. La prima domanda: dopo quasi due anni dal sisma ci troviamo ancora in emergenza. Questo che costo ha sia in ambito pubblico che privato? Siamo ancora in emergenza. Se pensiamo che sono state stimate circa 15 miliardi di euro le risorse con cui si debba far fronte a questa emergenza, sostanzialmente possiamo dire che allo stato attuale, circa un anno e mezzo, quasi due dal primo evento sismico, sono state spese non più di 250 milioni di euro. Questo dimostra assolutamente l'inefficienza di un meccanismo centralistico e dirigistico che non ha saputo, all'interno del territorio, facendo valere sia le realtà locali ma anche le risorse locali, non ha saputo trasmettere quella che si può definire un'emergenza sostanziale, ovvero l'impossibilità da parte del tessuto imprenditoriale e sociale facente parte del cratere di poter intervenire attivamente nella ricostruzione e nell'accelerazione che questa deve avere. Per i pagamenti della messa in sicurezza, quali sono i termini anche in questo caso sia nel pubblico che nel privato? Anche lì abbiamo un'analisi critica della situazione, per il semplice fatto che il mondo imprenditoriale, specie quello locale, è intervenuto in maniera molto fattiva sotto questo profilo, cercando di liberare le zone rosse e cercando di accelerare quello che è il processo di ritorno da parte di una realtà e di una collettività che ancora risulta essere delocalizzata in altre realtà e che ha necessità e voglia di rientrare. L'apporto del mondo locale e del mondo imprenditoriale territoriale ha generato sicuramente un'accelerazione di questo rientro. Bisogna però segnalare che da parte delle amministrazioni questo non è stato accompagnato da una serie di pagamenti che poi sostanzialmente hanno subito dei ritardi e che quindi hanno generato da parte del tessuto imprenditoriale degli anticipi che in pratica hanno anche creato dei disagi. Ricorrendo a esperienze anche pregresse, l'aiuto da parte del mondo bancario sarebbe stato, come di fatto si auspica, un aiuto molto importante sotto questo profilo, ma avendo avuto purtroppo questo territorio una problematica anche di natura creditizia con la Banca delle Marche, che ha avuto dei problemi e che è stata quindi assorbita dalla UBI, e essendo state ristrette quelle che sono le maglie del credito bancario sotto il profilo delle direttive di natura europea, sicuramente non ha giovato e non, come non giova attualmente, un ritorno a una richiesta di credito da parte delle imprese al mondo bancario. Questo sicuramente non giova all'accelerazione sulla ricostruzione. Un aspetto ravvisato a più livelli è che per contrastare l'illegalità si è arrivati, diciamo, ad un eccesso di burocrazia che paralizza un po' tutto. Sì, in effetti, come dicevo prima, la visione centralistica di tutta l'emergenza ha generato sicuramente delle procedure che in nome delle condivisibili legalità e trasparenza sicuramente non accelerano la ricostruzione, non che formalmente il mondo imprenditoriale locale chieda deroghe o quant'altro, ma nel rispetto dei principi di legalità e trasparenza
sostanzialmente si dovrebbero snellire formalmente tali procedure, cercando di attivare laddove è possibile quelle situazioni legate all'emergenza, perché, come ripeto, l'emergenza ancora c'è, che potrebbero accelerare la ricostruzione in maniera formale e in maniera sostanziale. Come sono state regolamentate le procedure per la selezione delle imprese? Le procedure sono state implementate attivando e attingendo da una procedura di carattere pubblicistico, cioè di carattere pubblico, anche per quanto concerne gli appalti privati. Siamo arrivati a un paradosso che purtroppo da un lato vede l'istituzione di un elenco speciale per la ricostruzione costituito da circa 3.800 imprese, nel quale il criterio che ha per la maggiore, per la selezione dell'impresa esecutrice da invitare alle gare, risulta essere il sorteggio. Questo penalizza non solo l'esito della procedura concorsuale, ma penalizza sicuramente il tessuto locale, che di fatto si vede completamente tagliato fuori e delegittimato da una non considerazione legata alla prossimità dei luoghi e legata anche all'idoneità che imprese che hanno, come dire, che sono sopravvissute nei decenni, chiamo sopravvissute perché qui il territorio ha subito diverse crisi durante questi 10 anni, e sicuramente non trovano giovamento legato al ruolo che queste imprese ritengo debbano avere, per il semplice fatto che, essendo locali, essendo conosciute dall'amministrazione, interventi di sommorgenza, di pronto intervento andavano comunque fatti. Sono problemi dunque, come state monitorando la situazione anche passo dopo passo? Sì, l'analisi dei problemi è sicuramente più lunga dell'analisi delle cose che sono state fatte e che sono andate avanti. Sicuramente il rapporto che ANCE ha avuto con il sistema imprenditoriale, ma anche con gli enti e con gli organismi sindacali, con le varie strutture commissariali, è sempre propositivo. Abbiamo più volte cercato di sedere a tavoli decisionali e fattivi che, a seguito delle nostre proposte, riuscissero a incidere sulle ordinanze che sono e che saranno di prossima uscita. Il problema è proprio quello, è uno scollamento tra la visione dirigistica della struttura commissariale, che tende a isolarsi completamente e non coinvolgere un territorio che, oltre a gridare a gran voce il proprio aiuto, grida e manifesta la sua volontà di collaborare in maniera del tutto normale, in maniera del tutto lecita, assolutamente. L'ANCE Macerata ha lanciato anche un allarme preciso in merito alle scelte applicative del DURC di congruità. Avete detto vanno riviste. Assolutamente sì, noi ci siamo fatti portavoce di questo strumento, che si è tradotto in un'ordinanza, l'ordinanza 46, che di fatto ha introdotto questo nuovo strumento che è il DURC di congruità. Tale strumento è uno strumento sicuramente che al fine di attivare una lotta contro il lavoro nero e contro una giusta retribuzione di tutti i lavoratori che opereranno all'interno del cratere. Il DURC di congruità deve essere visto come uno strumento di legalità e come uno strumento di libera concorrenza. Non chiediamo assolutamente che i lavori del terremoto, i lavori nel cratere, siano esclusivamente fatti da imprese del cratere, ma chiediamo che chi venga a lavorare nel cratere abbia regole precise, abbia un trattamento degli operai che sia consono ai contratti nazionali applicati e che questo poi venga certificato dalle casse edili, che sono, secondo noi, lo strumento più importante per generare sicuramente una sana ricostruzione. Spero di poter vedere alcuni dei risultati del mio e del nostro lavoro, perché dietro di me c'è una squadra, non ci sono evidentemente soltanto io. Credo che abbiamo fatto un buon lavoro, credo che gli incontri con i gruppi parlamentari lo abbiano comunque testimoniato, ci siamo, credo che dobbiamo continuare ad andare avanti così, man mano che si presentano i problemi li risolviamo. Alcuni erano prevedibili, li abbiamo previsti e li abbiamo affrontati nelle prime leggi, ma ce ne sono alcuni che sono venuti fuori intanto che facevamo le cose,
e che nessuno si immaginava, in alcuni casi anche di dimensioni più grandi di quelle che potevano essere immaginabili. È così perché un grandissimo terremoto, molto distruttivo, è un terremoto che purtroppo ha ancora delle scosse. E l'altro mestiere che devo fare, che devo voglio continuare a fare, oltre a quello di provare a risolvere i problemi puntuali, è quello di cercare di dare fiducia, perché continuo ad avere lettere, segnalazioni, incontri di cittadini che non si fidano di quello che c'è scritto nelle norme. Ho ancora qualcuno che mi chiede se ci sono i soldi, e voi mi dovete aiutare in questo, mi dovete aiutare per continuare a dire a coloro che hanno la casa distrutta, l'azienda distrutta, che i soldi per ricostruire ci sono. Potranno esserci dei problemi nella fase di diciamo così, concessione del contributo, presentazione del progetto, ma quelli li superiamo. Il tema è che la determinazione di tutti coloro che stanno lavorando sulla ricostruzione è di ricostruire, e quindi noi dobbiamo continuare a dare fiducia. Una considerazione sul grande cantiere della ricostruzione: molte piccole imprese del territorio che magari in questo terremoto vedono un'opportunità magari di rilancio anche del settore dell'edilizia, si sentono invece escluse da vincoli, burocrazia e quant'altro per quanto riguarda la ricostruzione. In questo c'è questa attenzione, avverte anche queste esigenze? Beh, noi abbiamo impostato soprattutto sulla ricostruzione pubblica e la ricostruzione privata un modello che ha delle barriere d'accesso, ma non sono delle barriere sulla dimensione. Io credo che per esempio il ruolo delle associazioni di categoria di accompagnamento per riuscire ad avere le certificazioni necessarie per partecipare alla ricostruzione sia assolutamente determinante. Qualche tempo fa sentivo parlare della crisi della rappresentanza, ecco, questa è la classica situazione dove invece la rappresentanza secondo me diventa determinante, perché possono essere proprio le associazioni di categoria quelle che possono aiutare le piccole imprese a fare il salto di qualità. Le barriere all'ingresso non sono per escludere i piccoli o i territoriali, anzi in alcune tipologie di lavori sono decisamente più avvantaggiati, anche e soprattutto sul tema dei costi. Il problema è legato ai rischi che si corrono. Ora, noi abbiamo già modificato molto le norme, lo sapete, che soprattutto diciamo le modifiche di novembre e di dicembre sono sostanziali. Però dobbiamo tenere un equilibrio per evitare che qui arrivino aziende che distruggerebbero la qualità e la trasparenza della ricostruzione. Cioè, le barriere non sono per chi è qui e lavora bene, ma le barriere sono per tentare ovviamente con tutti gli strumenti nelle nostre possibilità di fare arrivare aziende non all'altezza della situazione, perché le aziende che hanno problemi di tipo giudiziario, questioni mafiose, questioni di corruttela, sono anche quelle che non ricostruiscono con qualità. E questa ricostruzione deve essere di qualità, perché siccome questa è una zona sismica, noi non ci possiamo permettere di sbagliare nemmeno un edificio. Queste, lo so che all'inizio, soprattutto quando sperimenti il primo cantiere, ti sembrano questioni di burocrazia insormontabile, ma se ci aiutiamo tutti, giocando un ruolo determinante da parte delle associazioni di categoria, io credo che invece queste diventano le barriere per non far arrivare chi inficerebbe drammaticamente questa ricostruzione. Presidente Ciricioli, a 2 anni dal sisma, la ricostruzione secondo lei è partita o siamo ancora in emergenza? Allora, l'emergenza ancora non è finita, mancano circa 300 casette ad esempio nelle SAE, e questo è un fatto importante. Molto meglio la situazione in generale delle macerie, dove da dicembre, già dell'anno scorso, non ci sono più macerie su strada ma solo per demolizione, con oltre 430.000 tonnellate raccolte, e oggi si raccoglie solo quello che riguarda le demolizioni. Abbiamo ancora molte persone in albergo, sono circa 1.800 fra alberghi e strutture, e più bisogna tener conto di tutti quelli che stanno in CAS, quindi diciamo la parte emergenziale ancora ha una sua rilevanza. Quando saranno finite diciamo le casette, realizzate gran parte delle aree commerciali, ridotto il numero degli alberghi, già potremo immaginare di essere in un'altra fase. La ricostruzione è partita in parallelo, sono circa 2.000 le pratiche che sono arrivate, 890 di queste hanno già trovato una risposta positiva, sono state già affrontate. E una quota di queste hanno già finito i lavori e vi dicendo. È chiaro che parliamo di numeri complessivamente molto bassi, cioè 2.000 pratiche in un quadro di circa 50.000, è evidente che ancora pochi si sono attivati, pochi hanno dato le risposte. Per noi significa da un lato continuare a chiudere il percorso sull'emergenza, che è molto importante,
garantendo quelli che sono presidi come il contributo all'autonoma sistemazione che ha permesso tanti di andare avanti, riaprire le aree commerciali, vi dicendo. Da un altro lato, mettere in moto in maniera ancora più efficace la ricostruzione privata. Noi contiamo che in un ulteriore pacchetto di riforme che il nuovo governo potrà fare appena insediato, si vada ad una semplificazione ancora più forte di cui gli strumenti che oggi frenano. Abbiamo visto per esempio che gran parte delle pratiche che non hanno finito il loro iter hanno la necessità di una sanatoria. Riuscire a eliminare, come era stato fatto in maniera informale, perché formalmente le sanatorie si devono fare anche nel 96, però diciamo allora non venne affrontato con questo spirito, riuscire a fare quindi le pratiche togliendo il passaggio delle sanatorie, ad esempio, costituirebbe una fortissima semplificazione. Abbiamo approntato uno strumento molto interessante che è Domus, che permetterà, ma dico permetterà a breve, non fra la questione sono settimane, giorni, al cittadino di poter verificare lo stato di avanzamento della propria pratica. Con il codice fiscale potrà vedere a che punto è la propria pratica. Un altro elemento importante, perché semplificare gli strumenti, rendere cosciente il cittadino dove è arrivata la propria pratica, è un modo per accelerare le procedure, perché per esempio dovesse accorgersi che, non so, da un mese e mezzo il tecnico deve inviare le integrazioni, può essere lui stesso a sollecitarlo per poterla concludere. Quindi oggi direi questo. Tutto è avviato, stiamo sperimentando gli strumenti, una quota ha avuto già risposta, dobbiamo completare l'emergenza, va assolutamente continuato quel percorso di semplificazione degli strumenti per poter fare prima, e in un quadro diciamo più semplice e più diretto probabilmente i cittadini si metteranno in moto presentando le altre pratiche. Una domanda sulle scuole, si diceva di ripartire dalle scuole, a parte le donazioni private, in realtà i cantieri vanno molto a rilento, non si vede un po' l'orizzonte, i soldi ci sono, che difficoltà stanno emergendo? No, allora, nel momento in cui gli strumenti che stiamo utilizzando sono gli strumenti ordinari per quanto riguarda la ricostruzione pubblica che non ho trattato, con in più il passaggio di ANAC, cioè sono strumenti ordinari con un passaggio in più, cioè ogni atto che si fa deve essere validato, inviato ad ANAC, si capisce che la velocità delle opere pubbliche assomiglia a quella in ordinario. Quindi le scuole, il primo strumento è stato gennaio 2017, primo piano delle opere, circa 20 scuole approvate nella nostra regione. In che fase sono quelle scuole? Alcune di queste hanno fatto la gara di realizzazione, alcune sono più avanti, come laddove il progetto è stato gestito internamente dai comuni, laddove il progetto è andato in maniera esterna si stanno completando, e ancora alcune di queste devono essere aggiudicate le gare. Cosa sono? Sono i tempi ordinari di un'opera pubblica. Se noi prendiamo una qualunque opera pubblica ci mette questo tempo. Anche qui, non dovendo realizzare un'opera ma 900 opere pubbliche, gli strumenti ordinari si dimostrano ordinari nella loro lentezza. Servirebbe anche sotto questo fronte una semplificazione che permettesse di poter operare in maniera più veloce, quindi gare semplificate, possibilità di coinvolgere le imprese del territorio nel sorteggio, riservando delle quote, che essendo qui chiaramente sono meglio in grado di operare. Insomma, vanno pensati strumenti sulla situazione eccezionale. Quello che vale per la privata, mutuato sulla pubblica, è che continuando a dare strumenti che sono gli strumenti ordinari più qualcosa, da una parte la valutazione del contributo, dall'altra questi passaggi di controlli continui ad ANAC, con tutto rispetto di ANAC, certamente non accelerano il percorso, lo rendono ordinario, e invece la situazione delle Marche è tutt'altro che ordinaria, è assolutamente straordinaria. Alessandro Gentilucci, il sindaco di Pieve Torina, uno dei comuni al centro del cratere del sisma per le Marche, l'Alto Maceratese. Un codice rosso, possiamo definirlo così, il suo comune, molto è stato fatto, ma per parlare di ricostruzione e di rilancio anche per le imprese, che cosa chiedete? Chiediamo uno snellimento burocratico, chiediamo più velocità in quelle che sono l'applicazione della normativa. Non possiamo fare 10 passaggi presso l'anticorruzione per un mero progetto preliminare. Ecco, se ovviamente se questo avviene si rallenta tutta la procedura e la ricostruzione pubblica viene meno. La ragione per cui abbiamo scelto
abbiamo cercato le donazioni da parte di privati, siamo riusciti ad ottenerle, abbiamo ricostruito già la scuola e quindi abbiamo ridato dignità e futuro alle nostre giovani generazioni, lo abbiamo fatto anche per l'asilo e proprio per questa complessità a cui ovviamente tutti i giorni dobbiamo farvi fronte. Le imprese che cosa chiedono? Le imprese del nostro territorio chiedono un aumento della SOA, perché in un momento così drammatico di distruzione totale, dove ogni casa va ritirata su dalle fondamenta, è evidente che quello che prima era un lavoro basilare in grado di fare la piccola ristrutturazione oggi non ha più le condizioni. E soprattutto dobbiamo riuscire, e questo lo dico in funzione del territorio dove il terremoto ha investito tutta la popolazione, dovremmo riuscire ad intercettare almeno il 10% di quello che è l'utile dell'impresa, perché solo in questo modo il territorio montano potrà sopravvivere e solo in questo modo si creerà un circolo virtuoso di quella che è l'economia reddituale di quei territori. A livello pubblico chiediamo che ci siano più stazioni pubbliche appaltanti, non si può procedere a una ricostruzione con una devastazione di queste proporzioni con una sola stazione unica appaltante centrale e regionale, e allora è necessario che insieme ci sediamo intorno a un tavolo, concertiamo quali possono essere le procedure con ovviamente i vertici governativi, i vertici regionali e con anche i vertici del controllo, perché dobbiamo condividere un percorso e se questo si crea una procedura la più trasparente possibile, ma noi abbiamo bisogno di fare in fretta, perché sennò la cura, quindi la ricetta per evitare che ci siano problematiche di infiltrazioni o altre problematiche è peggiore della cura, ecco. Il malato poi muore e quindi non c'è più bisogno di niente. 2016-2018, si stanno per compiere 2 anni dal sisma. Qual è stato l'impegno dei sindacati nel primo periodo che ha caratterizzato la ricostruzione? Allora, sicuramente il nostro primo impegno è stato quello sindacalmente di tutelare e seguire tutte quelle che non sono state le fasi di costruzione delle SAE. Proprio su questo rivendichiamo quello che è stato un lavoro molto importante fatto da tutte quante le parti sociali del territorio di Macerata tramite la sottoscrizione a giugno dell'anno scorso di un protocollo che richiedeva l'applicazione dello strumento della congruità. Rispetto invece a quella che viene definita la ricostruzione pesante, c'è una preoccupazione di infiltrazioni mafiose. Il 62% delle risorse della ricostruzione atterreranno sul territorio regionale, quindi è ovvio che queste condizioni sono le condizioni in cui la criminalità organizzata trova un terreno fertile. Diciamo che anche qui il sistema della congruità e quindi il controllo che ci è permesso fare tramite questo strumento è un controllo che sicuramente permette di vigilare bene su quella che sarà la ricostruzione. Quali sono state in questo senso le richieste fatte agli organi di governo? È ovvio che in questa fase risulta necessario lavorare fortemente in rete con le istituzioni sul territorio, sia tramite l'Ispettorato del Lavoro, sia tramite l'istituzione di un tavolo permanente con il prefetto. Stiamo aspettando a breve la sottoscrizione di un protocollo a livello regionale, anche qui sottoscritto a tutte le parti delle sociali del mondo delle costruzioni. È un protocollo importante perché si occupa di sicurezza, si occupa di formazione, si occupa di organizzazione del lavoro, ma è anche importante perché in questo protocollo sono previsti dei criteri di valutazione rispetto agli appalti pubblici, in cui in qualche modo viene premiato in modo positivo le aziende del territorio. Ricostruzione quasi 2 anni dopo, qual è l'analisi dell'ordine degli ingegneri di Macerata? Abbiamo il presidente, l'ingegnere Paolini. Quali sono le luci e ombre di questi quasi 2 anni dal vostro punto di vista sulla ricostruzione?
Dal nostro punto di vista la ricostruzione è ancora in fase di partenza e di attivazione. Come ha detto la stessa commissaria in una recente intervista, in genere sono due anni e mezzo il tempo per far partire la stessa. Il problema è che continuiamo a avere una continua emanazione di ordinanze, di leggi, modifiche che dovrebbero essere anche recenti. Abbiamo il problema dei controlli che ancora non sono finiti perché sono ancora in corso le indagini. Abbiamo il sisma che continua a scuotere costantemente. Una delle scosse recenti è stata inizio di aprile del 3-9 di maggio. E i tecnici devono continuare a lavorare in tutte queste incertezze, quindi fare, oltre che il tecnico, con una norma in evoluzione, combattere con una continua modifica delle stesse leggi. A questo aggiungiamo le difficoltà burocratiche. Inizialmente si parlava di una procedura semplificata, veloce, che doveva andare avanti. Allo stato di fatto ci troviamo a produrre tanti documenti. Se prendiamo le modulistiche che si scaricano al MUDE, parliamo di 3 pagine, 40 documenti in genere che vanno presentati per una singola pratica di ricostruzione leggera. Tempi di istruttoria lunghissimi, 180 giorni, e quindi rilascio di decreti di approvazione delle pratiche a tempi molto biblici. Questo porta che gli stessi professionisti stanno lavorando da 2 anni senza praticamente incassare proventi dall'attività del terremoto. Le proposte ad oggi per poter dare un'accelerazione, una svolta da parte dell'ordine degli ingegneri, dal vostro punto di vista professionale, quali sono? Su quali priorità puntare? La prima priorità, secondo me, è quella di riportare un tavolo istituzionale. Dato che la ricostruzione è del cratere, 4 regioni, Marche, Lazio, Abruzzo e Umbria, a quel tavolo però i professionisti locali, i tecnici che rappresentano le professioni locali, quindi ingegneri, architetti, geometri, periti industriali e quanti altro, i geologi, sono rappresentati a livello nazionale. Il livello nazionale non conosce le effettive problematiche del nostro territorio. Abbiamo chiesto anche al CNI recentemente, nella riunione di sabato scorso dell'Assemblea dei Presidenti, di poter avere un nuovo tavolo istituzionale con l'USR generale, la struttura commissariale, dove siano presenti i 4 rappresentanti dell'USR e i rappresentanti delle professioni, però locali, professioni e ANCE, CNA, quindi anche i costruttori, perché effettivamente la ricostruzione riparte da chi conosce i territori. Questa norma, che è ancora calibrata sulla parte dell'Emilia-Romagna, è stata trasportata qui, è stata modificata, adattata, viene sempre adattata a livello centrale. Serve sentire chi è sul posto, chi lavora tutti i giorni con queste cose, chi conosce il territorio. Ricordiamoci che stiamo parlando del secondo terremoto a livello di superficie di territorio interessato, su circa 8.000 metri quadrati, numero di comuni 140 e numero di popolazione interessata e magnitudo rispetto dal Belice ad oggi, quindi una cosa che è enorme. In più le scadenze. Parlare oggi di continuare a mettere le scadenze, sia che siano dicembre di quest'anno, luglio dell'anno prossimo, quando ancora sono in corso la ricostruzione dell'Aquila del 2009, la ricostruzione dell'Emilia Romagna del 2012, sembra un'assurdità, sinceramente.